Forte! un altro modo di raccontare il calcio Buonasera e benvenuti alla tredicesima puntata di Tandem Sport presso gli studi di Virtual Real TV insieme alla FT Launch Redazione Online vi diamo un attimino lettura di quelli che saranno gli argomenti trattati durante la serata con la presentazione degli ospiti studio, il nostro Filippo e il nostro Gaetano L'inizio ovviamente della Serie A per poi passare alla Lega Pro, ma prima di passare alla Lega Pro avremo in collegamento telefonico Lorenzo Stovini e Davide Bombardini, due fenomeni del calcio italiano, ai nostri microfoni. Dopodiché andremo in Lega Pro, Girone C, a parlare di Catania e Sicula Leonzio, non so chi è peggio di entrambi, con ospite telefonico Rosario Sortino, giornalista della Sicilia. Dopodiché andiamo al calcio dilettantistico con la serie D Girone I, Eccellenza, girone B con il nostro The Best of the Week. Dedicheremo anche il live a chi ha vinto la puntata di questa settimana. Promozione girone D con lo speciale caltagirone e le bombe di Getano. Sigla! Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Riccardo, buonasera buonasera ragazzi. E Gaetano. Buonasera a tutti. E ovviamente a tutti voi che vi siete collegati già in tantissimo, mi dice sempre il nostro Riccardo, interagite con noi. Avete il numero in sovraimpressione per scriverci e quindi cominciamo subito quella che è questa puntata che dobbiamo tenerci stretta perché poi due settimane eh, ci sarà lo stop eh, qui a tandem sport quindi ci rilasseremo insieme a tutte le nostre famiglie per festeggiare ovviamente il santo natale e dopodiché ci ritroveremo a gennaio con un tandem sport vediamo se è ancora più rinnovato di quello che abbiamo fatto fino ad oggi perché durante le festività magari ci divertiremo a cercare di innalzare ancora di più i contenuti e i format che dici Riccardo? Sicuramente in questa pausa non rimarremo fermi mentalmente, troveremo un'altra diavoleria da, da, da dare. Suono subito il fischietto. Perché già ci stanno salutando subito questa sera è proprio timidezza andiamo zero. Subito. Andiamo, andiamo da Paolo Famoso. Buonasera a tutti gli amici di Tantem Sport. Ciao Ciccio, Tano, Filippo e Riccardo. Ciao Paolo. Ciao, Paolo. Ciao Paolo, E anche Michele Salomone. Buonasera, ragazzi, buonasera, Ciao Ciao buonasera. a te lo studio, Franco. Allora, dobbiamo tenerci stretta questa puntata perché le due settimane di riposo serviranno ad innalzare ancora di più quelli che sono stati contenuti di queste 13 puntate. Tutta una più bella dell'altra, a mio avviso, e avviso anche di chi ci segue e chi ci sostiene. Ragazzi, voglio stuzzicarvi immediatamente perché è troppo scarsa l'Udinese o CR7 è tornato. <ride> quel mezzo flop dell'Inter all'ultimo minuto con il gol di Vlaovic e poi andiamo a Gattuso e al Napoli. Quindi facciamo ordine e iniziamo da Filippo con quella che è la Juventus, poi parli del flop dell'Inter oppure del mezzo miracolo della Fiorentina e poi andiamo al Napoli per poi passare a Gaetano. Intanto buonasera a tutti, più che... Più che un flop udinese comunque, quest'anno l'Udinese è quella che è, non sta andando molto bene. E... Mentre invece Ronaldo, ovviamente, si conferma con la doppietta, che è tornato è lì ed è pronto a prendere quella che è la vetta della classifica marcatori. Per quanto riguarda invece la Juve, poteva fare qualcosa in più e magari non prendere quel gol, però oh, purtroppo. Oh, Quest'anno sta subendo qualche gol in più, però comunque ottima prestazione. Mentre invece l'Inter ci sta, anzi, stanno facendo più del dovuto per come sta andando la stagione, per i giocatori che hanno, per gli infortuni che hanno in base alla rosa molto ristretta. Quindi poteva anche starci, ovviamente, non al 94. E allora, buonasera a tutti. Allora, partiamo da Cristiano Ronaldo, perché qualcuno ha pensato che era in crisi. Che ha avuto un calo, due partite, diciamo calo, ma quando gioca gioca sempre bene. Comunque, alla fine lui arriverà dietro, immobile. Ve lo sto dicendo ora: Come, che immobile, ogni palla che tocca la butta dentro. Lui, diciamo. lui, arri lui arriverà dietro. È una cosa che, se non altro, non è mai in un anno mai, mai fuori forma perché corre sempre, anche se non segna. Gli manca il gol perché come tutti gli attaccanti, ogni tanto la palla non, non entra. I portieri fanno i miracoli. I difensori gli stanno le caviglie. Ovviamente, e, ovviamente lui qualche partita può saltarla. Però ora è tornato e ora c'è la paura per tutti quanti. Poi, quando riguarda la Juve, la Juve il problema è che prende il gol è sempre quello. Se non rientra Chiellini, la Juve prenderà sempre gol ogni domenica. E, discorso udinese, vabbè, udinese e il centrale difensivo meglio. Meglio l'attuale o delict, De, De Milan. Meglio eh, Delict, secondo me. Ha giocato, gi secondo me, bene Meglio. invece lui. Lui Ha giocato, bene. Me, a prescindere da qualche prestazione negativa. Delict, ovviamente è il migliore under 21 al mondo. Il sesto, se non erro, è arrivato nella classifica del pallone d'oro, e comunque è un ottimo giocatore, deve solo ambientarsi. Eh, ha bisogno di tutta questa annata fino al rientro di Chillini, come ho detto. Nelle, passate, nelle precedenti puntate eh, non era pronto a fare il titolare. Si è trovato lì con l'infortunio di Chellini. Mentre invece Bonucci il migliore in assoluto quest'anno. Ma è sotto la sufficienza e poi segna pure, eh. e poi segna pure. Quindi, infatti. non Demiral Delict. Delict, Delict come sostituto di Chiellini. Va bene, Il poi, poi Demiral può giocare comunque tranquillamente vediamo, anche se non ne accendo Vediamo da casa cosa c'hanno scritto. Intanto, salutiamo Antonio Tardo. Buonasera a tutti, auguri di Buon Natale. È giusto fare così, ciao questo fratello. Sei in poi, anticipo, poi ci, no? Ma ci vedremo poi ah, dopo. Ci oggi ci devo fare gli <ride> auguri. Rimani, <ride> rimani sintonizzato perché la puntata sì, è lunga, ma non è solo lui. Poi c'è Paolo Famoso che si aggancia al nostro discorso due squadre a pari punti non si vedeva da anni il problema è uno però che non si approfitta, l'Inter non approfitta di questi passi falsi della Juve e non arriverà mai davanti alla Juve. Però devo dire che ancora c'è stasera l'opportunità per la Lazio di portarsi a 36 punti, teoricamente a tre dalla vetta quindi un campionato del tutto aperto con Juventus e Inter appaiata a 39 e subito dopo potrebbe esserci la Lazio ad inseguire anche se la Roma ieri ha fatto anche una bella vittoria e si è portata a 32 punti voglio, voglio aprire anche il caso eh, Napoli perché qualcuno col cambio e l'avvicendamento da Carlo Ancelotti a Rino Gattuso c'è stato quasi un testimone e un passaggio per poter dire magari il Napoli Ora si riscatta e invece Tonfo ancora una volta in casa contro il Parma. Voglio sentire la voce di entrambi. Allora, secondo me il discorso Napoli ancora sta nel gruppo. Il gruppo secondo me non è più unito all'interno dello spogliatoio e il problema ci è, persiste. Il discorso è un altro, ora Gattuso ovviamente siccome è un motivatore, se dobbiamo dare tempo a Gattuso, è arrivato ieri. Cioè arrivando ieri Gattuso dobbiamo darci tempo che se il gruppo non È unito, non può andare da nessuna parte. Il problema della società per ora sono il gruppo dei giocatori. Secondo me, il problema Napoli a parte Angelotti e suo figlio che se ne sono andati. Ora diamoci tempo a Gattuso perché è l'unico che, secondo me, lui l'ha preso perché è un motivatore. E, e Vuole dare una scossa all'ambiente. E eh, appunto, eh, quando riguarda allenatore da Napoli, non lo so. Quando riguarda scossa all'ambiente e mettere i giocatori sotto, allenarli con accanimento, lui ce la fa per te. Secondo me non c'è dubbio che Angelotti era cent'anni più avanti, però forse l'allenatore migliore attualmente è Rino Cattuso per il Napoli, in quanto è una squadra che si trova in zone molto basse rispetto alla vetta, alla vetta e dunque serve un, un allenatore che dà una scossa all'ambiente e chi meglio di lui attualmente. Però, comunque, la situazione a Napoli non è stabilissima, a prescindere dall'allenatore, come avevamo detto. Hanno mandato Ancelotti, e tutti i giocatori, anche sui social, l'hanno ringraziato e gli hanno dato l'addio, come se non fosse colpa sua. Quindi, quella magari è la facciata: perché i social mascherano un po', boh, magari quella che è la verità, che rimane all'interno dello spogliatoio sentiamo magari chi sta continuando ad sì, interagire sì, c'è Antonio Tardo che proprio si esprime sul caso Juve che secondo lui con Betancur è il tridente delle meraviglie dobbiamo ancora vedere il miglior Cristiano Ronaldo secondo Antonio come la pensate voi? ma se Cristiano Ronaldo è questo in non condizione quindi in e un punto. momento di non condizione <ride> Per tutti i tifosi vivendini, e pensano no. che nel momento in cui andrà in condizione farà veramente la differenza, perché se in questo sì. momento continua a fare gol, anche in un momento non di forma, Juve... si dimostra che è un giocatore di livello. Rispetto al campionato italiano un fuori serie, non sì, fuori classe, un fuori grazie, serie. E poi andiamo avanti. Mili concedi altri due minuti, poi c'è Giuseppe Presente, ciao Giuseppe, ciao, ciao Pippo. Ciao ciao. Eh, poi Marco Mancuso, ciao Gaetano. Ciao Marco. ti saluto. Buonasera. Poi c'è Michele Salomone che ci scrive Ronaldo può fare sempre la differenza, la Juve può sicuramente fare di più. L'Inter ha l'opportunità e deve rinforzarsi adesso a gennaio se vuole arrivare fino in fondo, in vetta. D'accordo con quello che ha detto oh. Michele, ovviamente è difficile rinforzarsi perché la Juve, la Juve ha due squadre, l'abbiamo sempre detto dall'inizio del nostro programma e lo continuiamo a ribadire perché due squadre la Juve e mezza squadra 11 risicati per quanto riguarda l'Inter che è un'ottima squadra e una buona squadra. Poi c'è anche ancora Antonio che rincara sulla Fiorentina, che ha giocato per più di 60 minuti un bel calcio mettendo all'angolo l'Inter. Il pareggio alla Fiorentina sta molto stretto. Ci può stare, ci può stare perché ieri ha giocato Beh. bene la Fiorentina, però l'Inter a tratti ha avuto anche l'occasione per raddoppiare, quindi il pareggio alla fine secondo me è un buon risultato ed è il risultato più giusto. Tra l'altro ha fatto un doppio favore alla Juventus che ha fermato la corsa dell'Inter. Poi c'è Paolo Famoso che si aggancia alla tua richiesta appunto sul Napoli. Gattuso buon motivatore, ma mediocre allenatore, non può fare no. i miracoli. No. A giugno si smantellerà tutta la squadra, secondo Paolo Famoso. A giugno, a giugno, con questi risultati, sicuramente ci sarà da fare una mezza rifondazione. Per quanto riguarda, ovviamente, l'annata, si tenderà a salvare il salvabile. Gli ultimi due messaggi: Toni Pesce che ci saluta qui in diretta, ciao, ciao Tony. Poi Ivano, buonasera a tutti. Ciao, Ivano, ciao, Ivano. E, ovviamente. Michele Salomone ci spera da interista. Ovviamente, non sì. ti preoccupare, Michele, arrivi secondo. A te lo studio, Franco. <ride> sì. Allora, noi. Cerchiamo di andare invece con la regia in sovraimpressione, con quelli che sono stati i risultati della, de, della sedicesima giornata e poi chiamiamo ai nostri microfoni il primo dei nostri ospiti, Lorenzo Stovini. Rimanete eh, collegati. Diamo lettura dei risultati della sedicesima giornata di Serie A. Come potete vedere in sovraimpressione Brescia-Lecce 3-0, Napoli-Parma 1-2. Genova, Sampdoria 0-1, Verona, Torino 3-3, Bologna, Talanda 2-1, Juventus, Sudinese 3-1, Milan, Sassuolo 0-0, Roma, Spal 3-1, Fiorentina, Inter 1-1, Cagliari, Lazio alle 20, 45. Quindi poco. sta per iniziare. Poco. mi dispiace per il Milan, non solo a titolo personale, ma anche per Gaetano che. Ha sbagliato una schedina fuori bombe. fuori bombe. Ha sbagliato, gli ha fatto perdere un bel gruzzoletto. Non lo, non lo dire perché sennò <ride> la gente dice: Scusa, ti dà le bombe per depistarci. No, ma anche quelle sue <ride> private sbagliano in questo momento. La quindi... bomba a mano. La sì. bomba di stasera invece sarà. Speriamo il bene. Speriamo bene. Il Cagliari contro la Lazio. Veda questa bomba. Cagliari Lazio 1x, Dan Subito così. Ottima prestazione del Cagliari Se la Lazio però non vince stasera non sai. La Lazio non bunda allo scudetto Pri Prima di passare alla classifica Francesco se mi dai un attimo Un ultimo secondo C'è Ivano che ci scrive L'Inter sta boccheggiando Ormai fisicamente sta crollando Questo, Questo è molto oh, pesante siamo a dicembre eh? No no ma è vero è vero Perché fare anche la Champions Senza mai poter cambiare Faceva. Il giocatore i giocatori si sì, faceva, però ha fatto la Champions e ha fatto il campionato sempre con gli stessi. Cambiando pressoché pochissimi, quando è stato costretto, tra l'altro, Conte a cambiare. Perché se pensiamo che Sensi si è rotto, Barella si è rotto, non ha avuto l'opportunità di cambiare. Ha giocato Borcavallero no. ieri al di là del gol. Comunque Alfred a mano tirato. È un giocatore che non fa parte. Fermo da tempo L'Inter ha 11 giocatori titolari e stop. Secondo me. Poi c'è la penchina. Nel frattempo, che diamo lettura a quella che è stata invece la classifica di Serie A di questa giornata. Chiediamo alla regia Riccardo di essere puntuale e tempestivo, per Già... poi chiamare telefonicamente Lorenzo Stovini. Già la trovate in sovraimpressione, ancora una volta come risultati. Eh, diamo lettura della classifica, quindi della sedicesima giornata di Serie A Team. In vetta alla classifica, troviamo la Juventus a 39 punti, a pari punti con l'Inter. Eh, Segue la Lazio a 33 con una partita in meno che giocherà alle 20.45, Roma 32, Cagliari 29 con una partita in meno che giocherà alle 20.45, Atalanta 28, Parma 24, Torino e Napoli insieme al Milan 21, Verona e Bologna 19, Fiorentina 17, Sassuolo 16, Lecce, Sampdoria e Udinese 15, Brescia 13, Genoa 11 e Spal ultima in classifica 9 attendiamo la telefonata nel frattempo vi leggo l'ultimo messaggio Ivano ci scrive paradossalmente per il campionato meglio uscire dalla Champions il gioco di Conte è logorante dal punto di vista fisico Lorenzo buonasera e benvenuto ai nostri microfoni ah, oh, ciao. ciao Lorenzo allora ciao, volevo, volevo esordire subito con quella che è stata la, la partita Fiorentina-Inter fiorentina dove per 60 minuti sicuramente si è vista un'ottima Fiorentina però abbiamo visto anche la stanchezza fisica dell'Inter, ne abbiamo già parlato in studio, volevamo sentire il tuo punto di vista per poi passare anche a quella che è stata invece la partita della Juventus La Fiorentina ha fatto per un po' di tempo, insomma, ha fatto una, una buona gara poi chiaramente ancora c'è diciamo, un, un po' di problemi insomma, da, da risolvere, no, non era facile giocare anche l'Inter che che prima in classifica che anche se aveva, è uscita dalla coppa in malo modo settimana prima. No, Fiorentina è il campionato è quello, chiaramente prendere un punto contro l'Inter in quella maniera dà, dà anche morale insomma all'ultimo tuffo poi ancora meglio però le cose da risolvere secondo me sono ancora tante. Quindi c'è tanto, tanto ancora da lavorare, però questo potrebbe essere um, un reset, magari ripartire da questo punto importante contro la prima della classe, a 39 punti insieme alla Juventus appaiate, magari potrebbe rimotivare l'ambiente. Sicuramente, l'ambiente ha bisogno di, di entusiasmo, nonostante il cambio di proprietà che c'è stato quest'estate. Eh, Firenze è una piazza calda, insomma, una piazza efficiente, un punto con l'Inter può dare un po', un po di rigore in vista della partita di sera contro una grande squadra che, che sta andando molto bene, che è la Roma. Invece volevo chiederti per quanto riguarda se è sbloccato di nuovo CR7 e la Juve ha messo contro una mediocre Udinese un risultato, il 3-1, forse anche stretto per le occasioni per la partita vista in campo. Ha ripreso la, la marcia eh, ed è di nuovo a 39 punti. Cosa ne pensi? Ci sarà ora uno stacco da parte della Juventus e una battuta al resto dell'Inter oppure sarà un campionato fino alla fine così eh, aperto? No, ma credo che quest'anno possa essere equilibrato. Certo che se la Juve dovesse prendere un pochino in largo eh, sono squadre talmente abituate a vincere che è molto difficile recuperare, anche eventualmente per l'Inter quindi, quindi pro, probabilmente l'Inter deve sperare che la Juve ogni tanto fa qualche passo falso invece ti... c'è anche la Champions la Juve quindi bisogna vedere anche, conta tanto eh? quindi mm. ha questa sessione della Champions probabilmente però è una squadra che in Italia è del livello, livello superiore, quest'anno c'è l'Inter che è, c è un po' lì però in questi anni abbiamo visto che praticamente faceva un campionato a parte Parliamo di parti basse della classifica, ci, eh, parliamo di Brescia-Lecce, questo 3-0 con eh, l'arrivo di Eugenio Corini in banchina il Brescia ha cambiato marcia, cosa ne pensi? Ha fatto due vittorie, si è, si è un po' rilanciato, insomma, si, è, si è riavvicinato alla zona, alla zona Salvezza. Il Lecce sta facendo un buon campionato, quello sta passando dall'arresto. E domenica, però, sta facendo veramente grandi cose. Ha recuperato partite importanti. E sarà una bella lotta per la salvezza, credo, molto più avvincente che rispetto allo scudetto. Secondo me. E prima di chiudere, una battuta sul Napoli è doverosa perché è importante parlare. Cosa è cambiato? Non è cambiato nulla in termini di risultato. Ma a, a tuo avviso, con Gattuso il Napoli andrà meglio o peggio rispetto alla squadra di Carlo Ancelotti? Ma questo è un sono due personaggi importantissimi. Ancelotti la storia parla da sé. Cattuzzo è un grandissimo allenatore che sicuramente farà bene, che il Napoli adesso è, è parecchio indietro e, e poi anche in Champions non si è presentato sicuramente il migliore dei clienti. Quindi sarà una cosa difficile che per riadrizzarla veramente c'era da, da lavorare tanto e anche se in campionato veramente è molto indietro la Champions chiaramente è andata e ritorno, ma giochi probabilmente con le squadre più forti del pianeta e non sarà facile. E ti chiedo da casa una curiosità veramente, questa Beh, qua è un sì. po' da, da farci mezza riflessione, sì. una curiosità, se Ligt guadagna 13 milioni di euro all'anno, mi chiedo allora uno come Stovini quanto avrebbe dovuto guadagnare? Ah, i tempi... No, vabbè. Dai, no, 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 eh, no magari... Della... L'Alta è un grande giocatore, ancora deve ambientarsi forse per certi versi, però che piano piano diventerà, diventerà uno dei più forti centrali che ci sono. Insomma, la Juve difficilmente sbaglia questi colpi, ha avuto qualche battuta d'arresto, forse un po' troppe per, per la Juve, però è un giocatore assolutamente che non si discute. Sei stato professionale al punto giusto e ti ringraziamo sempre per la tua puntualità e la tempestività e grazie per aver accettato il nostro invito telefonico. Buona serata grazie. e grazie a tutti, Lorenzo. Grazie mille, buona serata a tutti. Sembra un piacere parlare eh, con Lorenzo, è stato, sì. è stato anche super professionale. Sì, sì, Paolo. Dovevamo chiedere la Monaco se lo trattava bene. Troppi aneddoti, non li, dobbiamo, non, li, non li possiamo svelare. Tra l'altro, essendo in diretta come poteva rispondere? Certo, no, non male. Mai non poteva dire io ne devo guadagnare 26 milioni di euro piuttosto che. No, ebbe, è un giocatore eh, giovane. È in questo momento più forte. Stovini, però, dai. Da, va, 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 va. <ride> sono, sono due giocatori completamente diversi. Lui certo. sarà uno che almeno per un altro decennio delict, eh, ne farà eh, parlare eh, di lui. Quanti qualche... eh, eh, anni ha giovanissimo, under sì, 21: vabbè. 19, 20. Eh, e di cui stiamo parlando. No, esplode ha un fenomeno. Fisicamente, è proprio strutturato. Viene. Quando fa già campionati di questo tipo, io pensavo che il primo anno magari lo passava in banchina, invece, già sta giocando quasi Però tutte le partite ha avuto anche la, la fortuna che Chiellini si è infortunato per lungo tempo e allora lui subito si è messo. Però è meglio così, Chi ha vissuto eh, il calcio e come noi tutti amanti di questo sport, i treni passano una volta Perfetto. e spesso le fortune sono eh, complementari alle capacità/qualità, barra perché il treno giusto passa al momento giusto e passa una volta sola. È probabile che lui eh, doveva cominciare subito a giocare e eh, Chiellini comunque ha fatto la storia. Magari. Ma comunque è meglio così. Il campionato italiano è diverso da quello olandese. Cioè, alla fine, secondo me, è meglio che fa i minuti ora con questa squadra che dando la Juve, ma avanti lo stesso. Anche se fa qualche errore, non ci fa niente. Una leggera parentesi su tutti quelli che sono i risultati e vostre, le vostre considerazioni con eh, dei flash proprio istantanei. Genova Sambatorio 0-1. Secondo voi giusto o un risultato che vi aspettavate al contrario? Io al contrario perché Genova non può alzare la 9 punti. Filippo? Per me è giusto. Verona-Torino Verona 3-3 e più un recupero del Verona o un flop del Torino? No, recupero il Verona. Flop Torino. Bologna-Atalanta 2-1 è più merito di Mialovic o più l'Atalanta Post Champions? Entrambi. Secondo me è merito di Mialovic. Milan-Sassuolo non cambia nulla, è sempre la stessa flop. storia? O Leao che ha fatto il bello e il cattivo tempo prendendo il palo e sperando il gol a flop. ripetizione, Flop. Allora, se, se quel gol lo convalidavano, no, punto interrogativo: cambiava la flop, partita. partita 1-0, da buon milanista, Riccardo. Eh. Roma-Spalle Roma è più sì. merito della Roma o demerito della Spalle che è andata in bandaggio? Merito della Roma: Roma, Roma. Allora, Cagliari-Lazio è la partita 1-X per Filippo, per te? Vince la Lazio. Vince la Lazio? Ne hai saltato uno, il Brescia, Brescia che si è ripreso no, quando è tornato, tornato Corini. Ha saltato l'Inter pure. L'Inter. <ride> la... <ride> mi, mi è piaciuto Linder, questo live Linder, con queste battute Linder, di ripetizione. Ma perché Linder l'hai saltata? No, no, l'Inter basta, ne uh, abbiamo parlato. E il Brescia, da quando è hanno preso a Corini. L'hanno mandato, hanno presa grosse, l'hanno perse tutte, hanno ripreso a Corino i due su due. Allora vi rifaccio la stessa osservazione partendo al contrario. Siccome avevamo parlato di Juventus Udinese, avevamo parlato di Fiorentina Indra, avevamo parlato di Brescia Lecce ora al telefono, Napoli, Parma abbiamo fatto le considerazioni, ho preso tutte le partite che non avevamo, avevamo analizzato preso. e quindi avevo chiesto dei flash eh, importanti. Allora, io a questo punto vediamo se ci risponde a prima telefonata a Davide Bombardini e cerchiamo anche di fargli qualche domanda servizio oppla ci riproviamo, tac. Ci riproviamo. Ci riproviamo. Sì, sì. andiamo avanti nel frattempo servizio. Ci, okay. ci riproviamo tra qualche, tra poco, sì, tra sì, qualche certo. minuto allora in, in classifica la lotta per la retrocessione perché parliamo sempre di scudetto ma la lotta per la retrocessione merita una considerazione ad oggi secondo voi chi è che si può salvare e chi è che va in serie B allora, secondo me in Serie B spalle e Brescia. Chi si può salvare è il Genoa. Mm. Tu sei proprio innamorato del Genoa. E perché non può stare là il Genoa? Tipo <ride> <Che> non... <Ci ride> ah, secondo me sono tutte sulla stessa barca da Lecce e poi, ovvero Lecce, Sampdoria, Udinese, Brescia, Genoa e spalle. Chi però ne pagherà le conseguenze sarà il Brescia e l'Udinese e il Genoa quindi ci sarà da lottare fino alla fine e invece okay. per quanto riguarda il cagliari no no stavo guardando io nel frattempo i due punti è importante il cagliari si perderà strada la sta facendo o rimarrà nella con Genova? la vittoria di oggi Stupirà tutti e andrà a quarto <ride> ah, ok ok allora questa, questa ce la teniamo Prima di passare a quella che è la Lega Pro, facciamo l'ultima prova telefonica. Vediamo se abbiamo... Vabbè, Vabbè. ok. Paezino. In questo momento sì. eh, andiamo avanti, avanti sì. assolutamente sì. Per quella che è stata la giornata numero 19, quindi la diciannovesima giornata, chiedo alla regia di mettere in sovraimpressione quelli che sono i risultati di questa giornata di campionato diciannovesima. E diamo lettura dei risultati della diciannovesima giornata di Serie C, girone C. Eh, come potete vedere, Caves Ternana 1-1, Renderieti 1-0, Teramo Catania 1-1, Viterbese Virtus Frangavilla 2-1, Bisceglie Vibonese 1-1, Casertana Bari 0-3, Cadanzara Z. Bicerno 1-0, Monopoli Avellino 0-2, Potenza Paganese 1-0, Sicula Leons Regina 1-2. Subito per aprire questa Lega Pro, e cerchiamo anche di fare. Mente locale, partiamo al contrario dal big match di giornata perché era un testa coda regina che va a vincere 2 a 1 col presidente Leonardi, furibondo. A fine partita, nella conferenza stampa, ha dichiarato che gli arbitri hanno ehm, condotto la partita fino alla fine per far vincere una regina. E lui diceva: Io non ce l'ho con la regina, è ce l'ho con gli arbitri. È giusto. Ritiro la squadra e forse farò giocare la Berretti. E fuori casa. Non ha senso andare a Bari, non ha senso fare le trasferte. Perché se tutto è pilotato, a nostro avviso, non ha senso il gioco del calcio, e quindi forse smetterò anche di fare calcio. Era nervoso ed era post partita. Voi come l'avete la, vista la partita di ieri? Io penso che la regina non ha bisogno di favori quest'anno. Che c'ha uno squadrone e vai in Serie B. Con gli occhi chiusi, secondo me, perciò non ha bisogno di questi favori. Ora, l'abitro che c'è, lo abitano con i collaboratori che stanno abitando questa partita: e la, Leonzo, la Leonzo è l'ultima in classifica. Io dico che non ha bisogno che aiutino la Regina. Secondo me, se, se devono aiutare, aiutiamo la Leonzo, che è l'ultima, perché la Regina, se prende un punto a Lendini con mille dei a seguito. Secondo me è un risultato sempre, positivo. Sempre il positivo. Eh. Il pubblico l'ha fatto la regina. L'unica nota sì. dolente. Del... Mille, mille spettatori, Perfetto, eh, e Questa regini, è l'unica nota invece, invece. Lo stadio era deserto, sì. non c'era la curva completamente Stavo zero Stavo dicendo 0-0-0. L'unica cosa negativa di Lendini è che il pubblico non, non aiuta a zero, completamente. La squadra non ci va allo stadio. Ieri una partita. Arriva la prima in classifica. Mille tifosi della regina a seguito e, e giocano dentro casa, per me è una cosa assurda. Poi se loro penso che hanno ambizione di andare in Serie B, non lo so cosa. La uh, Lega Pro, secondo me, Allendini è una Serie B. Cioè, Leonardo Io certo, lo so, anche una Serie A. perciò io lusso. non capisco questa cosa qua. Alla fine, tipo, la squadra si deve aiutare in questi momenti. Poi che non ha bisogno di favori, lo ripeto e lo ribadisco alla regina, non c'è bisogno che, hanno, che ha avuto dei, dei favori nel campionato, perché lo vincerà sicuramente. E Leonardi secondo me ha, ha fatto un ragionamento giusto, perché, eh, giustamente, gli sforzi della società economicamente, cioè alla fine tu non puoi eh, segna la regina e finisce la partita. Cioè secondo me lo spogo di Leonardi ci sta. Quindi con la regina Filippo? Ah, più che lo sfogo di Leonardi ci sta. Però, quando le cose vanno male è normale che sia così. Quindi nulla di nuovo e eh, nulla di strano. Eh, per quanto riguarda la regina, continua a vincere, a prescindere da tutte, queste discussioni, se così si possono chiamare, sono a più 10 dal secondo posto. Hanno ammazzato il campionato. Sono in Serie B come dice Tano. Però non è finita così, non è ancora finita. Quindi c'è poco da dire. C'è Paolo Famoso, se mi consenti, Francesco. Assolutamente sì. A mio avviso, la regina batterà tutti i record della Lega Pro. Ovvio. Ma guardate, uh, hai fatto bene a fare questa esternazione e questo commento. Guarda, quando segnava il capocannoniere del campionato quasi uh, da sconosciuto il Lega Pro. In panchina aveva gente come German Dennis e Reginaldo, bell'uomo. C'è una squadra che in Lega Pro non c'entra nulla, o quasi nulla. Una squadra che già in Serie B eh, direbbe la propria. Probabilmente se terrà questo passo farà un campionato, a mio avviso, dove lascerà lo stacco di almeno 15-20 punti rispetto alla seconda. E il Bari si è perso strada facendo, anche se di budget siamo superiori. Siamo a 10 punti: eh, la prima con la seconda. Quindi in questo momento chiedo a Riccardo di mettere magari in sovraimpressione la classifica, a Filippo di leggerla per poi commentare la parte del calcio Catania. E allora diamo lettura della 19 giornata della Serie C girone C. Eh, come potete vedere trovate la, la classifica in sovraimpressione e vedete in testa la regina a 49 punti a meno 10 il Bari in sequenza insieme al Potenza eh, Monopoli e Ternana 37, Catanzaro 29, Catania 28, Avellino e Vibonese 26 Teramo e Casertana 25, Viterbese e Paganese 24 Francaville e Cavese 22, AZ Picerno 17 Bisceglie 14, rende 13, rieti 12, e si con l'alleanza ultima in classifica a 11 punti. C'è poco da commentare, da commentare no. però c'è tanto da parlare. Secondo le voci, poco fa parlavamo a microfoni spendi anche con Riccardo di questo interessamento di questo Benedetto Foglieri si capisce, che ehm... è venuto a Catania a fare un po' di gossip. Non ho capito cosa ha fatto. Tanti appuntamenti, tanti incontri, tante testate giornalistiche che hanno ripreso tutto. Vicenda calcistica, dobbiamo parlarne. Però, prima facciamo una premessa su questo che è stato un finto interessamento o un interessamento reale? Io so che comunque, a meno detta di Bulvirendi, c'è una seria proposta itola americana. Diceva oggi: Sì, ma già abbiamo cambiato niente no, no, in quel sì, caso. No, ma già gli ha cioè, chiuso la porta, secondo me. E' cosa c'è cioè, nessuna offerta. Lui ha dichiarato: Dici, quella più comune Vieni a Catania, parli tutto il lui, tempo del Catania, mandi legali, mandi tutto. ha ma non... costruito sì, sì. tutto per poi abbandonare prima di iniziare un progetto che non è mai mh, decollato. A me mi viene sempre da pensare a una cosa a quello che hanno fatto tutto l'anno, illu illudere i tifosi. Eh. C'è un'altra messa in scena, per, e, 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 i tifosi si mettono là. Io, ora, ho letto, io ho letto un'altra cosa con, e con questa greco. sembra anche l'amministrazione controllata in quel caso. Cioè passare tutto all'amministrazione controllata, che... ma di cosa stiamo parlando? Io vorrei usare una citazione che poi possiamo usare anche po un mio costante. Certo. Secondo me, ha fatto di tutto per farsi crescere un po' la pagina Facebook personale. E Luther, è una campagna solamente personale, ma già l'ha fatta no, anche, ma, anche ma, in ma altre, ma altre una, società. Di concreto, zero. Ma una niente, zero. Una, io eh. una trattativa, una, io che faccio una trattativa dobbiamo parlare di accordi, di prezzo, di un minimo di che già me, era imposto. Non sappiamo eh, l'accordo, che... non sappiamo il prezzo il concreto, non c'è niente. Allora, secondo me, hanno fatto. Hanno fatto gossip. Sì, sì, sì. A tuo avviso? Filippo. Come ai tempi ha fatto anche con altre società, ha fatto qui a Catania. E come invece il Catania ha fatto con i tifosi, ovvero di magari mettere in scena come dice Tano tutta una questa. una notizia, se così si può chiamare, un qualcosa che non esiste. E questa volta l'ha fatto con il signor Foglieri. La prossima sarà con la catena di imprenditori italo e così via. Resta solo una cosa che comunque eh, a Catania non sta andando nulla bene. Eh, non riparte, forse nemmeno andremo nei playoff. Un altro anno di Serie C e eh, altri anni in questa categoria che non appartiene a Catania e i tifosi alla società e nessuno. Quindi non ho che dire veramente. Ma a prescindere con quale proposito e con quale spirito andiamo a fare la, la, magari la parte dei playoff, se, se i propositi è... sono eh, dissesto totalmente finanziario, squadra allo sbando, abbiamo i soldi, poi Bulbirendi ribadisce per traghettare fino a fine campionato. Ma cosa vuol dire per traghettare? Okay. cioè per arrivare a fine campionato abbiamo i soldi, e poi? però <ride> e poi... il dopo non c'è. Perché noi ogni anno facciamo i playoff? Tutti gli anni facciamo i playoff. Quest'anno ci stanno aspettando perché siamo settimi. Cioè ci stanno aspettando. Bastano due o tre vittorie di fila e sei in piena zona di playoff. il problema, qual è? Vai a fare i playoff, riempi lo stadio, ti prendi gli incassi degli ultimi due partite e poi arrivi che dai anche la partita. Secondo me, perché lui ce la fa anche a dare le partite L'altro non... giorno sono uscito ancora una volta per l'ennesima volta delle partite combinate oh, anche ovvio. in Serie A. E tra queste c'era il Catania ancora una volta. Eh, ma Indagini questo... in corso. Quanti anni è che facciamo i playoff? Eh no? eh, si partiva dalla poi... Serie A fino a tipo Napoli, Verona 1 a 4, fino ad arrivare in Serie D. Abbiamo fatto con i trapani e i abbiamo fatto i playoff. Eh, ogni anno facciamo i playoff, ma poi alla fine. E parlando di partita deramo Eramo-Catania, squallidissima partita, a mio avviso. Mm, pessima perché poi il pareggio raggiunto contro una squadra il, ormai tutte le squadre che giocano col Catania sembrano tipo dei fenomeni aveva 25 punti e sembrava uno squadrone giocava, ha avuto tantissime occasioni e il Catania alla fine ha fatto forse boh, un gol uh, eh, e il pareggio, si, se si può definire tale, è raggiunto negli ultimi minuti prima che si chiudesse la partita. È andata bene: ha fatto quel gol, gli è andata bene. Si è portato il punto, se no 1-0 per il Teramo, come al solito, a casa senza punti. Vediamo che ci scrive da casa. Paolo Famoso che ci dice: ricordiamo che finora il signor Follieri si è presentato a fare l'attore in quest'opera dei popi. Oh, è Perfetto male. questo messaggio, Paolo. Non male, il, sì. illudere i tifosi con questa favola che stanno raccontando, e poi da concreto non c'è niente. E poi Carmelo impellizzeri ci fa una, una bella. Una, un, Ah, ecco, sa, sa, scusa. Abbiamo... Telefono, è stato mezz'ora al telefono. Beh, di Davide, Ciao. buonasera e benvenuti ai nostri microfoni. Eravamo nel segmento e eh, nel palinsesto relativo alla Lega Pro. Però, per te quest'altro, il palinsesto lo cambiamo e torniamo in Serie A, visto che abbiamo il piacere e l'onore di avere ai nostri microfoni. Un fantasista, uno che ha fatto la storia in Serie A con tantissime squadre, partendo soprattutto da quella che è stata l'esperienza anche con l'Atletico Catania, dove eri giovanissimo ed eri un talento. Sì, salve, buonasera a tutti. Buonasera, Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora ti abbiamo ascoltato... Sì, ti ricordi? Che, no, quella parentesi con l'Atletico Catania, me la ricordo sempre tutti i giorni ed è stato una delle... Mh, non lo so, abbiamo perso uno spareggio al, contro la Ternana per andare in Serie B all allo spareggio. E, um, ti dico che non mi ha dato un rigore dopo 5 minuti l'arbitro clamoroso. Una roba che doveva andare su per forza la Ternana perché per non dare un rigore così è una roba inconcepibile. Difatti ci penso sempre. In quella Ternana c'era Giacomo ancora... Modica, vero Davide? Sì, c'era Giacomino lì sì. in sì, mezzo sì, al sì, campo. Sì sì. Ah. Sì, 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 in mezzo al campo. E, devo dire che, che è reale, però non possiamo. Svelare tanto, ma succede spesso che tante situazioni sembrano un po'. Ieri lo sfogo del presidente Leonardi proprio in Sicula Leonzo ne parlavamo poco fa. Eh, regina. Eh, con eh, il presidente che ha detto: a quanto pare devo mandare la Beretti, e Sembra che va bene. La regina è la forza del campionato, però ci ritroviamo sempre con determinati episodi. Tu ne hai citato uno per dire a quei benedetti playoff. Anche se poi da lì in poi hai avuto tutte opportunità migliori di quella Serie C. Beh, però sai, intanto io a Catania stavo bene, avevo trovato la, la mia dimensione, poi sai, ehm, vincere un campionato a Catania, anche se poi. L'Atletico non era proprio il Catania, perché io andavo in giro per Catania e sì. mi urlavano tutti: ribattuto, ribattuto, <ride> <potevo dire>. fantastico, <ride> fantastico, un personaggio. Senti, da, da, cento, da cento mesi si diamo, vai Dini, ribattuto, ribattuto È eh. <ride> così, non potevo uscire la sera. E, però a me piaceva, cioè, mh, è stato un grande, un, uno dei più grandi rammarici della mia carriera, perché poi vincere sarebbe, sarebbe cambiato un po' tutto no? anche eh. per la società, per, anche per me. Probabilmente, e mi è dispiaciuto veramente tanto, però alla fine mi ricordo che eravamo riusciti a portare tanta gente allo stadio, e alla fine anche Catania aveva capito che comunque era una squadra. Per cui fare il tifo ed è, è, è stato un peccato, è vero. È perché poi nelle partite dei playoff lo stadio si è riempito è sì, diventato sì. come se fosse la il città gabbè. nella città. Sì, 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 è vero. Quegli anni, quegli anni sono passati e poi dopodiché una carriera pazzesca. Poi sei stata al Palermo e poi sei andato anche alla Roma. Penso che ha giocato con giocatori del calibro di Emerson e, e sì. penso altri che puoi citare tu. Sì, Totti, Cassano, Battistuta Candelava. Vabbè, era la Roma eh, subito post eh, scudetto, quindi era ancora, era ancora una bella squadra. E, però, sai, sempre il salto era, era, abbastanza, era abbastanza grande. Perché poi dalla serie B andare alla serie A eh, a volte eh, mi trovavo in panchina, mi giravo, avevo battistuta di fianco. Dall'altra parte mi giravo, c'era Montella, Poi proprio là c'era Del Vecchio, poi dall'altra parte. Se qua dici, io che di ci me, faccio qua se, se <ride> devo entrare? No, più che altro dico, se devo entrare qua eh, il mister si gira. Quando vede la panchina sarò l'ultimo ah, in ordine. Quindi cioè, era anche, anche dura trovare spazio perché alla fine giocavano no, Totti e Cassano davanti. E poi in panchina c'erano davanti tutti noi. Quindi alla fine era una bella comp era competizione. Quindi se prima di passare a quella che è la serie attuale, il giocatore più forte con il quale ti sei allenato e hai avuto l'opportunità di giocare. Ma beh, penso sempre a, a Francesco, a Totti, che lo reputo, non dico il più grande, perché secondo me il più grande numero 10, il più grande di tutti i giocatori italiani è stato Baggio per me. Però subito dopo ci metto, ci metto lui, e penso che sia lui. Poi mh, aveva qualità grandissime anche Cassano. Cassano tecnicamente era un mm -hmm. fenomeno, faceva delle cose. Mm -hmm. ehm, e poi c'era un giocato con Bobo, con Vieri. Con, um, con Battistuta che era, era diciamo, non è, era un po' a fine carriera perché aveva un problema alle caviglie, al ginocchio, però come personalità era pensi, di un giocatore di, di grande personalità. Che mai visto. Eh, sì, 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 proprio di personalità, proprio eh, eh, solo con la personalità entrava in campo. E allora andiamo invece a quella che è l'attuale la, Serie A, però poi voglio tornare... A Bobovieri, perché mi piace anche quello che state creando e che state facendo anche insieme quando andate nelle spiagge. Perché vi seguiamo. Però ci arriviamo dopo. Parliamo un attimino di quella che è questa serie A. Secondo te il campionato è riaperto? O la Juve mh, alla fine la spunterà dando eh, un po' di punti all'Inter? No, io penso che alla fine la Juve la spunterà, la spunterà perché è la squadra più forte, è la rosa più forte. E, a mio avviso, ora l'Inter sta girando al 100% delle sue, delle sue possibilità, la Juve invece sta girando al 60-70% delle sue possibilità. Quando sarà al 90-100%, eh, eh, lì sarà veramente dura stare dietro. Quindi penso che alla fine la spunterà la Juve, però eh, almeno quest'anno eh, il campionato è più avvincente. C'è un po' di, di suspense perché eh, l'Inter è riuscita a ridurre il gap ed è meglio così perché negli ultimi 6-7 anni era un monologo della Juve era anche un po' noioso quindi eh, vedere un campionato così con, con un Inter così è bello poi insomma ehm, sta anche giocando bene c'è un grandissimo allenatore c'è un allenatore che soprattutto il primo anno ehm, ti tira fuori tutto, tutto quello che hai e quindi io, io mi auguro e credo che arriveranno alla fine, meno male eh, fino alla fine del campionato così però alla fine la spunterà la Juve la squadra che segui con maggiore interesse di questo campionato di Serie A qual è? Ma eh, quelle, che giocano bene, eh, quelle che giocano bene, come l'Atalanta, come l'Alasto, mi piace l'Alasto, mi, mi piace i giocatori che c'è l'Atalanta, mi piacciono quando, quando son, giocano là davanti. Tra Ilicic, Papu Gomez, uh, Muriel, tutti i giocatori che mi piace vederli giocare. Anche la Lazio c'è dei, dei bei giocatori, mi piace le squadre che giocano bene. Quindi non hai citato le big, ma hai citato chi gioca bene a calcio. In quel caso, e il gioco di Gasperini ogni tanto eh, appassiona, appassiona tutti, tranne posti Champions, magari quando la squadra è stanca, come questa settimana. Sì, però gli mancavano tre giocatori, ma le occasioni l'ha avute, io sono tifoso del Bologna, eh, va bene così. Però, eh, le... però le occasioni l'ha avute poteva fare 3-4 gol a È sempre una squadra pericolosa. Eh. Però chiaramente, sai, sono quelle squadre che quando gioca in settimana, comunque ti tolgono sempre qualcosa. Non avendo questa grandissima rosa, eh, giocando bene o male, sempre gli stessi, poi, alla fine alla lunga, ti, ti toglie energia. E l'ultima domanda prima di chiudere, ovviamente abbiamo fatto un'ampia panoramica. Questo progetto con Bob Vieri di andare nelle spiagge, vi divertite insieme a Vendola, a, a ovviamente Vieri, è un personaggio. E raccontaci sì. un po' qualche aneddoto. Sì, sì, no, tra l'altro guarda, io spingo sempre per andare in Sicilia, tipo Palermo Catania, andiamo alla playa, andiamo alla playa, dico, sì, non <ride> andiamo a vedere cocò, 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 sua moglie che dice sì, sì, perché lei è di Lentini fa, andiamo là, andiamo là, Diglielo anche tu, andiamo a Catania, andiamo a Catania. E, e spero che magari un giorno possiamo anche, possiamo anche arrivare lì, siamo stati a Ragusa due anni fa, è stato bellissimo, mm. ci ha divertiti, anzi forse è stata una delle più belle tappe che abbiamo fatto. e... No, ci divertiamo, insomma ci divertiamo, eh, poi ehm, a parte noi ci sono anche altri giocatori, quest'anno c'era Tony, Zambrotta, eh, c'era Leliadane, c'è un che di gente, quindi alla fine eh, due giorni un po' di casino, ci divertiamo e, e poi insomma ehm, anche una raccolta eh, fondi per beneficenza, quest'anno siamo riusciti a raccogliere 200.000 euro, quindi che mi sembrano tanti. E... e bene dai va bene io... sì, quando un progetto è così vincente ha dei personaggi dietro come tutti i professionisti come voi non può che riuscire c'è tanto sì, divertimento ma c'è anche tanto lavoro perché dietro comunque c'è un'organizzazione non è che si sì, va in giro per beh, le no, spiagge improvvisando chiaramente, chiaramente no, si sta già lavorando a quella che è la proposta per il campo del prossimo anno quindi, insomma eh, bisogna trovare gli sponsor eh, bisogna trovare le attrezzature le spiagge eh, c'è molta gente che, che mi chiama che chiede se si può fare se non si può fare eh, ci vogliono anche i permessi perché sai eh, ci vuole anche una certa spiaggia una certa disponibilità di, di terreno ecco e, mh, e quindi eh, Bobo, lui più di 4-5 tappe 4 tappe non le vuole fare e <ride> Se no, io ne farei anche di più, ne farei anche il doppio. Però lui dice che va bene così. Eh, però, sai, ogni anno si migliora a no? partire da tre. Lui anni... si allena. Ah, sì. a Instagram, eh, almeno seguendo eh, le sue storie, lui si allena gli ultimi giorni prima di andare in campo. Sì, 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 gli ultimi giorni. Ma tu <ride> va un po' tutti i giorni in palestra a correre. Però, football. Li... Eh, s allena, s gioca, di più a, gioca di più a Miami a football quando è a Miami gioca di più perché tutti i giorni vanno a giocare c'è anche il clima che glielo permette certo. qua a Milano cioè. l'inverno è un po' neanche la palla <ride> a, a Milano come si dice da queste parti non si vede nemmeno la palla sì. no no no, a Milano no. <ride> va bene grazie per la tua disponibilità noi grazie proseguiamo grazie con quella che è la nostra serata ciao. buona serata e grazie a presto grazie, grazie mille a voi te. buona serata ciao buona serata bellissimo io un attimo vorrei rileggere quello che poco fa stavamo leggendo, prima di chiamare Davide, che ah, c'era Car Carmelo Impellizzieri che ci scriveva Ciao Francesco, complimenti per la trasmissione, per quanto riguarda il Catania l'unico che la può prendere è solo Leonardi. Ovviamente eh. il, il buon Carmelo lo scriveva mentre che parlavamo di questo. Ma No, 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 ha dichiarato che non ha interesse, interesse per eh, quanto riguarda... La, mm. Eh, il calcio Catania e poi c'è eh, Michele Salomone che puntualizzava mentre si parlava di grandi fenomeni calciatori non dimentichiamo Del Piero ovviamente quello era, era, era un giocatore. professionista sì, sì, sì. che esternava sì, sì. il suo punto di vista e si è giocato con io poco ovviamente. fa mi sono bloccato perché cercavo di capire Bombardini in banchina, Battistuto in banchina, Mamma Mondella mia. in banchina, Cassanettotti titolari e Del Vecchio. E lui era insieme a questa gente. Certo. infatti, ho detto ma tu. No, eh, insomma, vi ho detto io che e ci pensavo no, in Serie B. E penso certe volte, sì. quando magari chiamiamo qualcuno un po' meno conosciuto, o sprovveduto, non ci risponde al telefono e dice che ha degli impegni per cui sì. non può permettersi di stare al telefono, chiamiamo Davide Bombardini e siamo al telefono. Benvenuti Stopini eh, Bombardini, tutti di Napoli, quelli Luiso, fatto, di Napoli, Luiso, quelli che hanno fatto Devo la dire, devo dire eh. che ci stiamo divertendo. No, fammi concedemi di ringraziare, appunto, quello che è l'operato della FT Lounge Redazione Online. Che riesce a portare anche questi contenuti di altissimo livello e che poi arricchiscono un po' a quello che. E è lì la, la eh. Bombo Summer Cup. Sì. Se viene veramente lì. Andiamo a fare non le riprese. Tutti gli sì, highlights hai. Ah, Onoratissimi A Ragusa Onorati... a, Ragusa a poi... un certo punto Non so quanti spettatori c'erano Che tutti. poi Ragusa in questo eh, momento eh, sì. è una meta eh, eh. bellissima Siamo... Marina di Ragusa sì. Stiamo parlando di Penso c'era il Zambrotta, Dani, Fenomeni. Bombardini Fenomeni. Toni, Fenomeni. Toni, Toni Bobovieri. Bobovieri. Bobovieri E poi c'era anche Regoba eh. cioè, Tutta la Sicilia si è spostata a Ragusa spostata certo. Ma chi spostata a tutti Certo Finite va? anche i biglietti Ebbè eh l'ha raccolta no, ma... in quattro tappe 200 mila euro quando si 50 mila euro a tappa No pensate e Solo la beneficenza, e, e l'arena tra l'altro può contenere 1500, massimo 2000 spettatori e si riempie tutto. Il biglietto era di intorno ai 40-50. Infatti, quando loro dicono il discorso delle spiagge, non è che è facile farla alla playa tu metti 20.000 persone loro ce la fanno a 10.000 20.000 c'è qualcun altro può sì, andare a avanti? sì sì poi c'è Antonio che ci scrive comunque ricordiamo che l'Inter secondo lui il panettone cioè dopo il panettone farà fatica a fare punti e appunto l'Inter degli ultimi anni dopo il, dopo il Pandoro fatica a fare punti ma perché perché hanno mangiato assai <ride> non, non si sa cioè, Okay. Va bene. e poi c'è Antonio Sanne che ci saluta ciao ragazzi, oh, ciao, Antonio. ciao Antonio e, oh. e poi l'ultimo messaggio è appena arrivato Sebastiano Giuffrida, buonasera ragazzi ieri abbiamo vinto il Paternò quest'anno siamo in Serie D se continua così ovvio, continua a seguirci perché abbiamo delle mini bombe sì. relativamente a quello che è stato il The Best of the Week e più eh, il discorso dell'eccellenza Girone B con approfondimento ovviamente anche relativamente al Paternò noi dobbiamo un attimino Cercare di contattare invece al volo Rosario. Per parlare di Lega Pro. Lui ieri ha fatto una battuta. Che voglio, voglio ricordargli telefonicamente, ha detto: stiamo ritornando dalla trasferta di Lendini e lui era a Lendini. e lui era lì. Quindi sì, è... sì, per, come battuta perché era in casa la regina viviamo con i miei la, spettatori. telespettatori. Come l'ha vissuta anche. Ma lui era. Con i reggini o con? I... No, lui lavora per i... la Sicola in quel caso. <ride> ok, attendiamo un attimo. Ah, Sebastiano ci scrive va bene, rimane ecco. in diretta. Ecco Rosario. Rosario, dopo Lorenzo Stovini e Davide Bombardini, <ride> dobbia... perché eravamo in Lega Pro a un certo punto. Mie, bello della diretta, Bombardini mi scrive un messaggio e dice: Puoi richiamarmi?. Ero al telefono ed ero occupato. Parlavamo di Battistuta, di Totti, eccetera, eccetera. Però io ho detto: Io tu con Rosario devo esordire oggi con quella battuta. Tu hai scritto eh. su Facebook, stiamo tornando alla trasferta di, di, di Lendini. In quel caso, perché era eh, la regina in casa, giusto? Esatto, esatto. Ieri la regina è venuta, accompagnata da oltre mille tifosi intanto saluto a tutti quelli che vi ascoltano che sono sempre più numerosi Grazie stata una grande, è stata una grande esperienza oh, è chiaro che la regina ha mille tifosi al seguito perché è prima in classifica perché l'anno scorso sono arrivati in venti ma c'era, fino all'anno scorso dal Reggio c'era il deserto, lo stadio era sempre vuoto <ride> eh già, eh già e invece chiaramente cambiano arrivano... le cose se arrivano Dennis e Reginaldo eh. e se la società lavora affinché i tifosi potessero tornare a riamare questa maglia, i mille spettatori sono eh, la normalità, mm. soprattutto perché sono i primi in classifica e hanno una, una bella squadra. A 10 punti dal Bari, leggevo e abbiamo parlato anche dello sfogo di, del presidente Leonardi. Che abbiamo seguito tutti. Tu eri lì in conferenza stampa insieme a tutti i tuoi colleghi. Lui è stato brutale. Era nervoso, ovviamente, a fine partita. Non ce l'aveva con la regina. L'ho sottolineato più volte. E io mi permetto di, di dire le cose come stanno. E, e invece era arrabbiato perché mh, forse. E un po' di favoritismo da parte degli arbitri e lui poi diceva magari andrò a giocare a Bari o che senso andare a giocare a Bari, manderò la Beretti perché dopo tutto questo dispendio di energie e vedere delle cose di questo tipo mi fanno male, e mi fanno pensare forse anche di lasciare quello che è il mondo del calcio. Ma guarda, sì, non lo farà mai perché è, è malato di calcio e lui lo, lo sa bene. È, è vero pure che ieri poi insomma un po' di amaro in bocca eh, lo abbiamo avuto tutti perché la Regina, la Leoncio comunque ha giocato una gran partita alla pari con la Regina eh, vedere sfumare un punto conquistato al 94esimo poi ti fa salire tanta rabbia e poi è chiaro che eh, l'arbitro la terna arbitrale in questo senso, in questo caso Diciamo che qualche rimpallo, qualche contrasto a favore della regina lo ha, eh, lo ha dato. È chiaro che a mente fredda quei discorsi che sono stati eh, presi in considerazione, il mancato rigore, l'espulsione, rigore, se uno va a rivedere le immagini, eh, non ha fatto tantissimi errori l'arbitro. Però, sai, per spingere l'azione in avanti... Quello sì, quello sì, l'abbiamo visto tutti. È andata così, però io credo che... Quindi c'era di... tanta rabbia in quel caso, non era del tutto così. La, tra l'altro poi diciamocela tutta, la Leonce non è che doveva cercare Bundi Salvezza contro la Regina, Bundi Salvezza li puoi fare con tutte le altre squadre, anche perché ne hai Rieti, Rende, Bisceglia, Z. Vicerno, Cavese, Virtus, Francavilla, Paganese, Viterbese, Casertana, Teramo, Vibonese, Avellino, Catania, Catanzaro, Ternana, Monopoli, Potenza e Bari. Giusto, giusto, li devi fare con quella squadra. Ci cioè voglio dire, però ci sta, ci sta lo sfogo, magari poi uno torna sui suoi passi e riflette un poco, no? Sì, sì, ci sta, ci sta, tanta amarezza perché ha visto forse per la prima volta dopo 19 partite. Tipo la squadra che giocava e lottava, eh, per cui mh, ci sta un po' di amarezza, però no, immagino che già. E a microfoni spenti sia tornato su sui suoi passi nel senso che Rosario una cose... domanda una domanda un po' a bruciapelo però sempre nei limiti. Eh, la squadra di Greco giocava meglio, o è una mia impressione? No, no, non giocava questa non giocava, quest attuale ma... gioca meglio, ma neanche questa fondamentalmente mm. gioca. Quindi eh, manca, manca qualcosa, manca... Quindi va rinforzata, manca la qualità. Uh -huh. Ma manca, ma più che la qualità, manca proprio la, 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 voglia, la voglia di mangiarsi il campo. Perché se io prendo sette gol dalla Vibonese, dai, chiunque, cioè guarda, parliamo, eh, alla, veramente parliamo, scendiamo terra a terra, chiunque abbia giocato a calcio anche a calcetto con gli amici si è arrabbiato quando ha preso un gol, diciamo, banale. Chiunque si è arrabbiato, dici tu poi... lì ne prendi sette e non reagisci. C'è un problema mentale. Ma c'è un problema di fondo, se tu tra i professionisti prendi sette reti e non hai la reazione, poi le disa... allora, guarda. Eh, se consideriamo tutte le 19 partite della Sicura Leoncia ad oggi. Tutte le sconfitte arrivano da errori della Leoncio e disattenzioni della Leonce. Nel momento in cui, allora, ieri hanno mostrato di essere una grande squadra, eh, nel momento in cui sono rimasti concentratissimi, hanno giocato ad alta intensità, in quelle poche occasioni in cui abbassavano la guardia, la regina poteva fargli male, la regina gli ha fatto male al 95 ⁇ Considera che non mi è piaciuto tanto il gol di Denis perché da pochi passi ha segnato di testa, quindi vuol dire che qualcosa nella difesa non, è, non funzionava a dovere. Eh, ma alla fine, quando dall'altra parte ci sono questi giocatori di questo calibro. Ogni minimo errore vieni punito, vieni castigato E poi hanno segnato giusto giusto loro due, Reginaldo <ride> e Dennis, Dennis ci cioè voglio dire. Sì, è fatale, fatale, fatale allora. Francesco, perché la differenza è proprio l'ha fatta, non so, il, il giocatore della Leonzio che attualmente è all'ultimo posto in classifica. Che ti sbaglia un passaggio. E la regina ne approfitta. Dall'altro c'è una regina che ha due campioni. Che con una sola palla ti fanno due gol. E quindi. No. Con, questa, con questa chicca penso che abbiamo detto tutto. <ride> e con una, con una palla fai due gol e ci sta anche come aneddoto. Però io dico che alla fine. Sei la <ride> Ma tu re... sei tornato dalla trasferta quindi per rimanere in tema buffo? Sono appena sceso dal traghetto. Prima non mi prendeva il telefono. <ride> quindi bella questa. Invece eri allentini. Però comunque io penso che se la, ieri finiva 1-1, faceva notizia il risultato della Leonzio, e la Regina certo. la Regina mentalmente se ne andava. Con l'ultima in classifica abbiamo pareggiato 1-1. Cioè, secondo me, quando riguarda la Leonzio, poteva cambiare qualcosa la prossima partita. Sì, a livello di morale sì. sicuramente secondo. uscendo con un punto contro la prima della a classe quel... poteva magari dargli sono... un minimo di slancio. Non ci sta. Se devo prendere la partita, Quanti è... innesti servono secondo te, Rosario? Da dette lavori in una squadra del genere? Secondo me, ne servono 3-4. Ok. Però, però dobbiamo considerare che siamo tra i professionisti. Per cui se tu hai una rosa di 25 giocatori, prima deve avere la possibilità fare uscire gli altri per certo certo di politici. piazzare perché se no al reddito ti metti anche gente a binario morto e che come diceva Quindi... ieri il presidente ogni tanto abbassano lo sguardo però sono stipendiati prendono tutti i soldi e non hanno arretrati sì, sì ma poi secondo me mancano cioè mancano delle, delle figure fondamentali se Bucaro con, vuole mantenere il 433 Credo che manchino proprio delle figure, delle figure fondamentali, a parte che non c'è un centrocampista dai piedi eh, buoni, nel senso, eh, nel senso vero del termine, diciamo quello dell'ultimo passaggio. Manca perché sono tutti quanti incontristi, Palermo che corre, Michelaidis che, che spezza il gioco degli avversari, ma non c'è nessuno che ha quella fantasia capace di poter servire gli attaccanti. Bollino c'è però non l'abbiamo visto ancora. Non è ancora al top della condizione. Ieri ha cercato di dare il possibile, però non è ancora... Peccato perché questo giocatore in questa categoria potrebbe fare la differenza. È un vero giocatore estro, fantasia, c'è cioè un fuoriclasse, un piccolo barrientos quando l'avevo visto, solo che non è in condizione. È sempre stato rotto. Sì, sì, sì. Il primo anno ha fatto Favilla, Lentini. È stato quello che poi, quando è arrivato a Imodiana ha preso la Leonzio per mano e l'ha fatta arrivare ai playoff, non mi ricordo se sono 12 10-12 gol quelli che ha fatto al primo anno la Leonzio è un grande calciatore Bollino eh? cioè un calciatore che l'anno scorso si è trovato poi al Bari ma il Bari aveva era, aveva una corazzata per cui lui ha trovato davvero poco spazio però è un grande giocatore e giovane perché è 94 certo il Bari è. Il Bar in Serie D aveva Bollino, Eva, Pozzebone. Cioè, stiamo parlando. c'è cioè quell'altra squadra in Serie D cosa ci faceva? Boh. Esatto, esatto. Vabbè, questo è il male del calcio. Perché non si capisce non si capisce più niente. <ride> quindi, quindi c'è da impazzire. Noi ti dobbiamo salutare. Perché è stato un piacere. Con, con Davide, con Davide ci nostro. siamo fatti retromarcia e siamo tornati di nuovo indietro. Quindi, dobbiamo riprendere il ruolino di marcia. Se no, non usciamo stasera. E <ride> eh vabbè, ma tanto guarda, vi ascoltano e vi seguono con, con piacere. Quindi potete allungare fino a quando volete. Tanto <ride> la non volta abbiamo sfiorato quasi due ore: due ore di <ride> diretta. Abbiamo fatto. Non quello. stancate, non stancate. Perché i contenuti ci sono. Grazie, grazie, Rosario. Grazie mille. A presto, ciao ciao ciao. Cioè, mentre che parlava, oppure quando si parlava all'inizio della tifoseria? E Paolo appunto ci scriveva con tutto il dovuto rispetto per i tifosi della sigla Leonzo. Mi viene difficile immaginare che anche con lo stadio pieno dei, dei tifosi della sigla il risultato sia stato diverso. Però noi che siamo stati. A Catania, eh, quando ci sono 20.000 spettatori, eh, allo vabbè, stadio eh, l'Abitor ci pensa due volte prima di... no, Paolo Prung vuole dire che c'è un problema nella squadra, problema non è, è problema. Però... però sono piazze e piazze, Dan, se lo fa a Catania per la storia e per la città e per come viene vissuto... No, un match, ma Nini ci deve andare a prescindere. Se a Lendini hai tutto lo stadio pieno, ne metti 20.000. Se è Lendini. Quindi l'arbitro comunque arriva ed è tranquillo. Sì, ma tu la Lega però a Lendini. Noi ci siamo visti. Non... All'inizio di campionato, il Bari, lo stadio era pieno. 2200 spettatori. Quando tu parli di fare 2200... il Bari tutti fagli a favore, il Bari rigore a favore regalato. E la regina viene in casa, la regina è in casa. Ma già la regina, però, in questo periodo non è inizio campionato, quando l'abbiamo visto. Eh, abbiamo visto il Bari che è arrivato qui Era come una mega festa Proprio all'inizio era ancora estate Ed era tipo il Bari in casa Cioè aspettavamo sì, il sì, Bari come vero. se fosse la Leonzio E comunque ieri Leonardo in conferenza ha detto Quest'estate abbiamo sbagliato tutti i giocatori che abbiamo acquistato Tutti sono stati dei miei errori E degli errori da parte dei dirigenti Che ho qui all'endina. Quindi lui pensa di aver sbagliato tutto. Per anche però anche è vero Fino... che Davide, per esempio, la, il direttore sportivo, ha fatto sette anni di squadre, tutte fatte bene. Ora lo stanno accusando tutti quanti. A inizio campionato, aveva scelto dei buoni giocatori che sulla carta sembravano essere giusti per quella piazza. Ma mm. devo campo... dire la verità, e diceva a tutti: è eh, una squadra che non dico che arriva tra le prime quattro, ma è playoff sicuro e invece i risultati sono tutti. Allora, secondo me, devono partire con il discorso di salvarsi. Che siamo sempre là, il Lega Pro. La l'Indinella No, ma come giocava, Dan era una squadra proprio. A parte che aveva dei giocatori che portavano dei nomi pesanti. E a tuttora. Ma poi erano in condizioni genestate. Quindi pensa dice, vabbè, inizia a settembre che cioè sì, no, è una potenza invece, Gandina, Ex Siracusa, De Rossi stesso, De Rossi. e poi invece, quando siamo andati a vedere Contro il Bari, c'era cioè De Rossi, per esempio, triste, messa in bhina da solo. Piuttosto che Esposito, che non giocava. Tutti i giocatori che magari potrebbero fare la differenza, ma mentalmente non ci sono. Sai che allora, cosa stavo parecchio. guardando te, Filippo? Siamo vestiti granati, il <ride> <del> Torino, <ride> regine. o anche oh, Regina, uno del Torino e uno della Regina. Regine, sì. Allora chiediamo temi, a no? Riccardo di mettere in sovraimpressione, per quanto riguarda la sedicesima giornata, i risultati di, della Serie D, girone I. Serie D Girone I, eh, come dicevi tu, la sedicesima giornata che ha visto a CR Messina vittorioso sulla Palmese 2-0, Cittanovese FC Messina 2-1, Castrovilla di Palermo 0-1, Ecirale Giuliano 2-3, Marina di Raguso e Biancavilla 1-0, Marsala Corigliano 2-1, Roccella Ligata 1-1, San Tommaso Nola 1-2, Troina Savoia 0-1. Mentre invece quella che è la classifica sempre della serie D Girone I. Vedendeste il Palermo a 40 punti, Solitario a più 5, Sul Savoia a 35, a questo punto secondo, Licate a Cireale 28, Troina 27, FC Messina e Giuliano 26 insieme alla CR Messina, Città Novese 25, Biancavilla 23, Castrovilla, Rivendi, Marsala 18, Nola 17, Marina di Ragusa 15, Roccella e San Tommaso 12, Corigliano 11 e Palmese 8. Ragazzi, ci eravamo lasciati col Palermo che ha bruciato il campionato. Sono solo 5 lunghezze. Il Savoia si è fatto sotto. Il Savoia è una buona squadra. La... Chi ci scrive da casa? Oh, Sebastiano, che ti scrive a te. Francesco, adesso ho visto su YouTube del Paderno Calcio. Siamo a 100 iscritti. E eh, così sembra... è così mi scrive. Sebastiano Giuffrida. Ah. Sì. Ah, cioè Probabilmente si riferisce al, al canale, uh, uh, no, no. In realtà c'è scritto: Ho visto su YouTube del paternò calcio o oh, la tastiera un po' l'ha ingannato. No, eh, penso il The Best of Island scritto eh. bene per essere YouTube, un po strano. Eh, ma riscrivi, riscrivi assomani, Sebastiano, facci cioè... capire bene, Sebastiano, riscrivi il messaggio. Eventualmente lo leggiamo. Vai, Francesco, sì. Stavo dicendo: eh, Palermo, Palermo e Savoia appaiate tra poco perché dopo vabbè, la cereale. La Cireale non ci stava. La Cireale ha perso in casa contro il, il Giuliano. Giuliano. E, e dopo l'entusiasmo, ovviamente Pagana ha rimesso un po' a tacere quello che è stato l'entusiasmo della trasferta di Palermo. Va a giocare in casa contro il Giuliano e forse magari si erano convinti che ormai erano dei fenomeni. I giocatori hanno perso in casa. Buono invece il pareggio delicato. E invece l'FC Messina e la CR Messina ha pagato tutto il 26 la CR Messina ha acquistato Rossetti dal, dal Catania. Catania e ha segnato subito, ha fatto il gol <ride> ovviamente un bene. giocatore che in Serie C era forte oh. per me arriva in Serie D Messina strano come cosa però il Savoia ha vinto a Troina cioè significa che le partite decisive li vince, allora il Savoia secondo e me Savoia è una buona squadra buona, squadra. buona per adesso però lo troviamo ai 5 punti al Palermo e magari sì. secondo me parla del Savoia che... Ma i tempi. Non fino alla vedeva. scorsa giornata, forse, nemmeno nessuno la considerava. Però una o due giornate. Però, fa. piano piano, allora, perché c'era la cereale? Noi vedevamo la cereale. Il allora, tuo Biancavilla ah, è, il è fallito. Biancavilla, il Biancavilla è fallito. <ride> e chi aveva ragione dall'inizio dell'anno? Sì. Sì, il Biancavilla. No, però aspetta, no, 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 no siamo sinceli. Venga, Villa, 23, con una vittoria può tornare di nuovo. Cinque dai, è a pochissimi, dai. Ah, Avevo chiesto la disponibilità per avere Beppe Mascara, la settimana Francesco. scorsa ai nostri sì. microfoni e l'ha detto stampa, è rimasto col primo messaggio dove mi ha detto chiederò al mister se è disponibile. Poi non mi ha fatto Il sapere Il vuoto. Nulla. Conoscendo Peppe Mascara, possibili ha detto no. Sì. No, non lo so. Eh, lo so. Pensando, È uno che ultimamente, eh, però, nelle trasmissioni sto pensando io e io. Non parlerei manco di Biancavilla con Beppe Mascara perché lo portiamo anche a parlare di Lega Pro e del Catania. Ovvio, che gli sta anche a cuore, eh, non mi esprimo. Perché? Lo, lo parliamo del Biancavilla in quel caso. Se fossi mascara... parlerei del... no, sono a Biancavilla, ma tanto per fare gavetta, io sono mascara del Catania, mascara giocatore. a Napoli, mascara il giocatore che deve raccontare la carriera nelle varie trasmissioni e non solo, cioè mascara è un'immagine per Catania, per la Sicilia sì. e per l'Italia, soprattutto per il Sud, quindi a prescindere invece non ora dovrebbe bloccarsi. Contattiamo Spinesi invece. Il gabbiano. <ride> il gabbiano non si occupa più, manco di calcio effettivamente è sparito. Non lo so, magari è... lo sa cosa facciamo. Lo chiediamo ai, ai tifosi che ci seguono da casa. Sebastiano si corregge perché il padre no io un po' l'avevo intuito Questa cosa. Il paterno ha creato il canale YouTube e è arrivati e ci ha iscritti. Fra l'altro, è il primo step per aprire una serie di eh, opzioni. In questo canale. caso eh, non gli possiamo fare solamente i complimenti. Ok, quindi. gli facciamo i complimenti sì. al sappi Noraccio Sebastiano per... che la virtuale il TV, appena finisce la trasmissione, premerà il like per il centunesimo iscritto. Quindi, perché noi abbiamo anche il canale YouTube, sì. Invece, per quanto riguarda l'FT la Launcher, vabbè, sei online. con me, vale doppio. Non abbiamo, non abbiamo vale doppio, vale doppio. E noi ci teniamo stretto Facebook e Instagram, no, va bene, va bene. e anche il sito. Sì. Quindi eh, andiamo avanti e poi scusatemi, mi dai un attimo, un certo. ultimo secondo, c'è Francesco Massa che si è appena collegato, buonasera ragazzi, scusate del ritardo. Ciao Francesco, ciao, ciao. Esco, tu non siamo, mai, se siamo, siamo prezioso, in Serie B e stiamo parlando ovviamente del Palermo e del Savoia. abbiamo parlato del Catania, abbiamo avuto tantissimi ospiti telefonici, abbiamo parlato di Sicula Leonzio e ora dobbiamo passare a quella che è l'eccellenza Girone B e poi parlare anche del nostro The Best of the Wick. In diretta sveleremo chi è stato tra la lotta tre. Pizzico subito, Francesco e eh, Roberto Reitano, che si è appena collegato. Buonasera, presidente. Buonasera. Presidente, buonasera. buonasera. Quando ci vedremo domenica col presidente. Sì, assolutamente. Per Questa un eccellenza, girone B, era fino a qualche giornata fa il mio campionato veramente preferito quest'anno su tutti gli altri. Però ormai il, il paternò se n'è andato, quindi torna ad essere come gli altri. Era più emozionante, più entusiasmante Iracusa si è perso completamente 8 partite, 8 vittorie Complimenti solo al Paterno. Tutto il resto si è perso strada facendo Almeno, finora No, però Il Jarre che si è rinforzato E il, no, Palazzolo, no, sì, sì, però... è il Palazzolo che sta continuando a vincere Erano tutte le prime 6 Tutte a 1, 2, 3, 4 punti massimo Vabbè, il paterno sta facendo campionata a parte no, no, fantastico è una squadrone Paternò per la categoria è stretta pure Fantastico Paternò è no. da Serie D Sì, sì sì. vogliamo leggere i risultati invece Masca Lucia ah, sì, la sì. per... c'è okay. stato un uh, causa vento il, eh, um, il campo de, de, del Mascalucia era dichiarato inagibile quindi ah, il sindaco tramite sì. l'ordinanza non ah, ha fatto eh. disputare ha fatto la, bene perché la sicurezza si prima si di si tutto uh, oh, ci, ci sono state si veramente si trombe d'aria pazzesche è stato come Sampato. a Napoli che, eh, sì, sì. la partita è iniziata alle 18.30 anziché alle 18 mm -hmm. per non perderci in ghiacchiere diamo lettura dei risultati della quattordicesima giornata di eccellenza Girone B eh, come potete vedere in grafica, già Riccardo è lì pronto e eh, ci ha già anticipato. Complimenti, Riccardo. Grazie Filippo. Eh, la prima partita che vedete in grafica: Mascalucesa in bio, eh, Ragusa-Calcio rinviata. Come abbiamo appena detto, causa maltempo. E allora partiamo dalla prima, dalla prima partita di giornata disputata: Atletico Catania, Cicatena 0 a 4, Enna, Carlendini 0 2, Santa Croce, Città di Sant'Agata 1 2. Palazzolo FC Gela 3-0 Sporting Pedale, Giarre 0-1 Paternò Rosolini 4-0 Classifica Quella che è la classifica della quattordicesima giornata dell'eccellenza girone B vede in testa solitario, solitario il Paternò a 36 punti, segue il Rosolini a 28, il Giarre il Città di Sant'Agata a 27, Palazzolo 26, Ragusa 25, Santa Croce 23, Mascalucia 20. Siracusa 17, Carlendini 14, Gicatene Sporting pedala 10, Enna 9, FCGLA 2, Atletico Catania ultimo a un punto. Scusami Francesco, voglio salutare Antonio Tardo che ci lascia, deve, deve abbandonarci. Quindi... Ciao Antonio e grazie per ciao, essere fratello, stato fino ciao. Ad adesso. Ciao Antonio. Diretta. E poi ciao, Francesco zio. Vasta puntualmente, forza Paterno. Ovvio. Ciao <ride> <Bravo>, Francesco Vasta. <ride> sì. Eh, ci sono, ci sono, sono con voi non ci abbandonare non eh. di perdere si apre un primo, un primo dibattito eh, perché Francesco ci scrive ma il rigore del Palermo c'era chi? Il rigore, il, rigore del del Palermo. Palermo eh, il rigore del Palermo c'era il rigore del Palermo c'era come tutte le cose il ni, eh. ni, va, va <ride> Nino che... N -N va forse agevolato. Chiudiamola velocemente dicendo che comunque l'arbitro ha sempre ragione. Il risultato ormai è scritto. E... Ed è insindacabile. E... Noi ne possiamo parlare, ma il resto i fatti. Io, prima di andare in promozione, vorrei chiudere quello che è stato il sondaggio del nostro The Best of the Week. Lo diamo in diretta live. Allora, ufficialmente il nostro sondaggio del The Best of the Week. è Dell'FT Launch Redazione Online in collaborazione con Virtual Real TV, eh, come ogni lunedì, fino alle 20:10 era avanti Sandro Baglione, dopodiché sorpasso da, ah, parte, sorpasso. Sorpasso da parte di Marco Saccullo. Se così sì, non sì, erro, sì, sì, sì. Marco Saccullo quindi con Calcio: esatto, con 111 reazioni wow. Segue Baglione con 107 reazioni arrabbiate, in questo caso che fanno parte del giocatore. E con 23 cuori invece la reazione per votare Marco Spambinato, mentre invece poi abbiamo ricevuto 7 mi piace, vaghi, quindi nulli, sì. Nulli, con un nulla. Sì, nulla. Con un totale di 248 reazioni, ovvero votazioni votanti, con 111 wow, ha vinto questa settimana Marco Saccullo. Quindi io complimenti a tutti i ragazzi io ero quasi Marco sicuro Sacullo. prima di andare in onda che vinceva eh, Baglione, Baglione. Ma era ah, stavo per preparare la gara 8... per ricevere un complimento dice sì, sì. Riccardo meno male non mi sono sentito di farla ma guarda ma era fino a, quasi impossibile finale 8-10 quando stavamo iniziando eh? sì. erano di 50 voti di differenza adesso sono invece a 4 voti però si chiude ufficialmente adesso ok ok perfetto complimenti e ringraziamo ovviamente a Marco Saccullo sì. C'è Paolo Famoso che si scrive come diceva un grande allenatore. Il rigore è quando l'arbitro fischia Esatto, Sarebbe giusto Murillo. Paolo, era Mulligno, <ride> bu eh, ho, fa ho, sì, sì, ho fatto la gaffa bu Busco. e poi c'è Benedetto Abbate. Vai, Francesco. Lo puoi leggere anche tu, se vuoi. Sì, sì. Un grazie, va al presidente, ovviamente Ivan Mazzamuto e al direttore sportivo Vittorio Strianese. Che per la categoria ha creato una macchina da guerra, grazie, va pure a tutta la dirigenza. Forte, forza, Paternò Crediamoci. Con la D grande, ovviamente, eh, certo, perché già lì a Paternò si respira un'aria da serie D fanno e, anche bene, tutto meritato. E ma. salutiamo Benedetta Abate. Ieri era. di nuovo il Falcone sì. Borsellino gremito. E ringraziamo tutti coloro i quali siete, ovviamente, tifosi del Paternò e non solo. Passiamo a quella che è la promozione del girone D. Abbiamo appena eliminato l'eccellenza lettura... per passare nella categoria inferiore e diamo lettura dei risultati della quattordicesima giornata. E come ogni volta mi anticipa sempre Riccardo, e trovate in grafica eh, tutti i risultati quindi di questa quattordicesima giornata. Come potete vedere, Armerina, Atletico Scicli 3-0, Pozzallo, Floridia 3-2. R.G. Don Bosco 0-3, Sporting Beca Alta Girone 2-2, Città di Comiso, Megara 2-4, Frigindini, Modica 2-1, Leonfortese, Siracuso 1-5, Virtus Ispica, Climiti, San Paolo 4-1. Quella che invece è la classifica della 14esima, fino alla quattordicesima giornata di promozione, girone D, vede in testa il Pozzallo a 35 punti. Segue il Megara Augusta a 31 punti, Siracusa 27, Caltagirone 25, Virtus Ispica a 24, Città di Comiso insieme allo Sporting Obea a 21, Frigindini a 20, Modica Calcio a 18, Floride 17, RG a 15, Lonfortese 14, Tledico Scigli 12, Armerina e Don Bosco 2011, ultima in classifica, Climiti San Paolo a 4 punti. Questa settimana c'è stata la partita eh, il 2-2 a -2 del Caltagirone recuperato contro lo Sporting UEBA. E invece avevo visto che al Megara Augusta è arrivato Pietro Palazzolo con Cirnigliaro, Campanella, hanno una bella squadra. Io penso che diranno la loro oltre al Siracusa che è rimasto a quota 27 che ha perso frittita in questo mercato e quindi dal Taormina al Megara Augusta. Dal Taormina, Biedropo. Taormina ha acquistato il Palagonia. Eh sì, ha fatto il trasferimento di Ardizzone. Di, di Benedetto. Di Benedetto e Missale. Missale. Sì, 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 si sono trasferiti tutti a Taormina. A Taormina si sta bene, bella l'aria di quello stadio, la città, bella, 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 bella una delle città più belle della Sicilia. Sì, invece, occhio la al perla... Megara Augusta, la che perla... potrebbe essere la squadra che può ambire a fare il salto di qualità. Cernigliare in porta, campanella. E ho visto anche Pietro Palazzolo. Che penso che per la categoria sia sprecato. A questo punto, noi dobbiamo chiudere quella che è stata anche la promozione girone D e dobbiamo passare a quello che è ovviamente è il nostro sondaggio non ne abbiamo presa una quindi che Tano hai l'obbligo e <ride> eh, vediamo sotto le feste. io non ho partecipato sabato scorso per dare spazio a Tano personalmente questa sera ci sei anche te Filippo Eh? questa sera ci sono anch'io ma come ogni settimana da quando partecipo la dirò sabato allora Udinese Cagliari X2 e gollo Inter Genoa 1x e gol Torino Spallo. 1x e gol Parma. Parma. 1x e gol Lecce. X2 e gol Sassuolo. X2 e gol Quota 93. 5 euro. 515. Ma che Dio ce la mandi buona! Filippo, Filippo? no, quelle la mie. Come ho già detto, arriveranno prossimamente in grafica. In grafica. Anche quelle di Gaetano sulla nostra in... pagina FT Lounge. Redazione online curata da Virtual Real TV. Va bene, ok, perfetto. quindi le due bombe. Vedo che ascolta. quelle di Tano sono tutte gol. Quindi ne devo preparare una, tutta no. Gol Gettano all'inizio mi ha detto di quest'otto voglio provare a dare tutte più tutte e doppie chance, tutte le doppi però... doppie chance e tutte gol. Prendiamo però... di meno, eh? speriamo. Che <ride> eh, sì, a prenderle sono buone anche poche. Sì. No. Ragazzi, per, per le feste ci siamo scordati anche a portare un bel panettone. Potevamo fare anche il sì. nostro festeggiamento. abbiamo interno. un presepe che lo <ride> <un ride> abbiamo spostato. Però, pazienza, <ride> un presepe vivente piccolo, no, no, oh, no facciamo gli auguri a tutto il nostro pubblico. allora ce lo ricordiamo per venerdì. Venerdì, venerdì per la puntata eh, di live 9504. Barretton Ma lo mangiamo, cioè, lo facciamo eccetera. solo no, venerdì. No, no, lo portiamo... Okay, e lo mangiamo di cena per Ho mangiato una bella fetta eh, a livello villanesco. Sì. No, no, normale. Eh, Provate a lavare a lavare lo puntata. zucchero però qui. A gennaio ci ritroviamo qui tutti quanti, insieme abbiamo. a voi. La data... La data te la do io perché... loro... Si collegano, vero? E non male. Giorno 8 gennaio finirà questa lunghissima giornata che Forse inizia. No, non è manco di lunedì, inizia... dovremmo fare... La puntata sarà di martedì. E eh faremo uno speciale martedì, inizia il giorno questo. Che cos'è? Il 18? Mercoledì 18 e finisce il 5 febbraio con Lazio Verona. Mm. Quindi dura tipo due settimane. Una giornata. Comunque, pa Paolo, Paolo Famoso ti scrive Gaetano. Prima o poi ci riuscirai ad indovinare prima o poi. Però devo dire che non, Gaetano non lo fa solo per lui, ma per, per augurare che qualcuno magari la prende no, E comunque andando sette, in diretta, in diretta vi stoppa tutti: Cagliari 1, Lazio 0 al 32esimo. Apposta, ah, Simeone. Simeone, Simeone. No, vi devo dire che invece sarà il 7 gennaio: non sarà Tandem Sport in versione lunedì, ma sarà in versione martedì. Perché il 6 Vabbè. gennaio ci saranno tutte le partite. Quindi saremo in onda il 7 gennaio. Ritorneremo il 7. Lunghissima pausa. Complimenti al sport. Cagliari che ha un punto attualmente dalla Lazio. Io avevo detto no X, quindi anche col pareggio. Vabbè, ci siamo. tra tutte le cose una l'ha indovinata. L'ho detta prima. Eh? Ancora è il secondo è tempo. vero, l'ha detta prima. Ma Filippo. ancora c'è il secondo tempo E ancora c'è il secondo Beh, tempo. Tano, Tano. Tano. Ribaltone. Eh, ribaltone. <ride> vediamo se le bombe di Filippo Giazzè di più. Grazie a tutti voi Grazie e ci mille. vediamo ovviamente il 7 gennaio il 7 gennaio perché il 6 giocano, quindi il 7 gennaio qui presso gli studi della Virtual Reality Vinci, ma l'FT Launch redazione online. <ride> Ragazzi, è stato un piacere. <ride> auguri a tutti, <ride> buon Natale a tutti. Auguri, grazie. A tutti. Ciao, ciao, presto, ciao a tutti. Presto, presto, ciao, ciao, ciao.